Il Bacigalupo si veste a festa perché è la terza di Serie D e perché è già tempo di derby in un girone A dove ci sono quattro squadre a punteggio pieno e una è il Savona, ma dove ci sono anche otto formazioni imbattute, una delle quali è la Saremese. Savona, Saremese non è solo derby, è anche sfida di alta classifica, classifica cui le tifoserie savonesi e matuziane si dimenticheranno per 90 minuti, in cui conta solo l'orgoglio, il senso d'appartenenza e la supremazia regionale. Primo quarto della rifrazione sotto ritmo, una fase di studio porta solo al decimo alla girata di Virdis su invito di Cambiaso, che termina però altissimo. Ma la calma apparente continua fino al minuto 32, quando la Saremese riesce a sfondare sul fianco destro in area di rigore savonese. Si genera una mischia sbrogliata dal contropiede fulmineo degli striscioni. Allora, 10 secondi più tardi, ancora Virdis che va al tiro. Questa volta la sfera fa la barba al palo della porta, difesa da Magnis. La gara però si accese, infatti al minuto 33 Piacentini prova a fare tutto da solo ma trova l'opposizione di Magnis in calcio d'angolo. Si oppone anche Belussi 3 minuti più tardi, quando un contropiede orchestrato da Fal mette il numero 10 davanti al portiere bianco-blu. Daniele Molino, ex della gara protagonista della cavalcata in Lega Pro, dà un dispiacere ai suoi vecchi tifosi perché al minuto 42, su una punizione dal limite, l'ex Como disegna una traiettoria perfetta che supera la barriera e porta in vantaggio i matuziani. 0-1 è il risultato con cui le squadre vanno all'intervallo dopo un primo tempo che si è tenuto le emozioni per l'ultimo quarto d'ora. La ripresa si apre con l'ammonizione a Pippo Scalzi, reo di aver simulato in area savonese. La gara assume i connotati della prima frazione. Al minuto 22 però l'ultimo arrivato e ultimo messo in campo da mister Grandoni, Yaya Callon, è fulmineo in area di rigore. Fulmineo ancora una volta è Francesco Virdis, l'1-1 del bomber di Bono. È il quarto centro in campionato, 58esimo in maglia bianco-blu ed è rete che infiamma la gara. Perché la reazione bianco-celeste è veemente. Al minuto 27, il numero 27, Pippo Scalzi, centra un palo sulla ribattuta del quale fal di testa viene fermato dalla traversa. La panchina saremese reclama per un gol fantasma e reclama 60 secondi dopo per un atterramento in aria. Bertini di Luca lascia proseguire. Belussi è strepitoso nel dire di no a Gagliardi. Il riflesso del numero 1 bianco-blu prende un valore inestimabile al minuto 39, quando gli striscioni ribaltano il derby. Bacigalupo in percussione si trova a tu per tu con Magnis e lo beffa in diagonale, facendo esplodere lo stadio che porta il suo nome. Non è ancora tutto però, perché al minuto 42 sembra un déjà vu, ma non lo è. Il calcio di punizione per l'Unione Sanremo sul pallone, non c'è Molino ma Scalzi, cambiano gli interpreti, il risultato no, e gli ospiti non solo trovano il pareggio ma cercano anche di vincerla, ma è il terzo legno della gara a negare i 3 punti a Taddei e compagni. Termina 2-2, un bel derby, rimangono imbattute le formazioni, il Savone è l'unica delle 4 di testa a non trovare la vittoria, rimane comunque seconda, Saremese che torna a casa ancora una volta con la 0 nella casella delle partite perse.